Signore ho sperato, e su di me si è chinato. Fratelli e sorelle, benvenuti a questa solenne celebrazione eucaristica, in questa felicissima ricorrenza dei 100 anni, il compleanno della nostra amata concittadina Concetta Lombardo. Penso che non ci sia modo più bello che celebrare i suoi 100 anni ricordando la sua anima benedetta in questa santa Eucarestia. Attorno alla partecipazione del signor Sindaco Mario Gentile e della sua amministrazione, che ringrazio e che hanno voluto fortemente questo momento. Infatti, alla fine della messa ci recheremo anche alla casetta di Concetta per intitolare questa via al suo santo nome. E questo benvenuto speciale e particolare vuole essere per padre Pasquale Pitari, che è il postulatore della causa di Concetta. E lo ringraziamo per il servizio che svolge nella diocesi. Grazie a lui abbiamo tante serve di Dio, tanti beati. Il Signore vi benedica per questo servizio, padre Pasquale. E insieme con voi ringrazio tutta la sua famiglia e tutto il popolo di Staletti. Buona preghiera e buon raccoglimento. Grazie, Don Rosario, per questa presentazione. Sono felicissimo di ritornare qui a Staletti, dove ci sono state altre volte quando c'era Don Corapi. Siamo qui per fare una commemorazione, come oggi, 76 anni fa, era domenica allora, il 22 agosto del 1948, Concetta è stata uccisa da Vincenzo Messina di Gasperina, un signore di 31 anni che era sposato ed era anche papà di una bambina. Te ne devi venire con me. Questo stillicidio durava da 2 anni, uno stalking terribile. Perfino con la pistola si era presentato a lei e lei sempre rifiutato, lei ha sempre detto di no, perché tutto questo dispiaceva al Signore, tutto questo era contrario ai principi che la mamma gli aveva inculcato, per cui comprendiamo bene le ultime parole di Concetta: è uno scorno al Signore e alla mamma. Ne parleremo durante l'omelia. Oggi la liturgia ricorda la Beata Vergine Maria Regina, è l'ottavario della festa dell'Assunzione al Cielo di Maria. Ed è anche bello per noi pensare come, se Concetta è stata così forte da opporsi a colui che pretendeva che fosse lei la sua amante, è stato anche per il rosario che ogni giorno recitava assieme alla sua cugina, alla sua sorella Angelina, la sua mamma Giovanna. In questo momento, se ci fosse padre Crinite, Nicola Crinite, sarebbe semplicemente felicissimo di gioire con noi e di ringraziare il Signore per Concetta. Avevo detto a Don Rosario, non sarebbe bello se noi glielo dicessimo al Vescovo, se voleva anche lui presiedere questa celebrazione. Purtroppo l'Arcivescovo è fuori
della diocesi, però porto anche il suo saluto e noi lo sentiamo vicino più che mai. Per celebrare degnamente questa Santa Eucaristia, umilmente apriamo il nostro cuore all'azione della misericordia di Dio. Che il Signore ci perdoni, il Signore ci renda degni di sé. Ricordiamoci che siamo tutti incamminati verso la santità, ma la santità è un dono di Dio. Allora, Signore, purificaci e facci santi. Signore pietà di noi, Signore pietà di noi, Signore pietà, pietà di noi. Preghiamo, o Padre che ci hai dato come madre e regina la Vergine Maria, dalla quale nacque Cristo tuo Figlio, per sua intercessione concedi a noi la gloria promessa ai tuoi figli nel Regno dei Cieli. Per il nostro Signore Gesù Cristo tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quei giorni Maria si alzò e si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la tua voce è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore». Oggi Santa Maria, Regina, noi celebriamo alla fine dell'anno liturgico la solennità di Cristo Re dell'Universo, e la Chiesa ha voluto associare alla regalità di Cristo la regalità di Maria. Regina, Regina del Cielo, fonte di speranza per tutti noi. Maria è colei che ci ha dato Gesù, che è la vita per tutti noi. L'abbiamo ascoltato in queste domeniche: io sono il pane della vita, chi mangia di me vivrà per me. Ma Gesù è venuto a noi attraverso il grembo di Maria, il sì di Maria. Maria ha detto sì all'angelo e in quel momento si realizzava la primavera della umanità. E ha saputo che sua cugina Elisabetta aveva bisogno, perché era incinta già da 6 mesi, lei che era detta sterile, lei che ormai era avanzata anche negli anni, lascia la sua Nazareth, passa attraverso la Samaria, i monti di Samaria, fa 200 chilometri circa per arrivare da sua cugina, e lì con la sua cugina è rimasta 3 mesi fino alla nascita di Giovanni il Battista. Ecco la carità di Maria, il Magnificat di Maria. Maria la donna del sì, la donna della lode, la donna della carità, la donna del servizio. E ha servito Elisabetta,
ha servito la sua famiglia con Giuseppe e Gesù per tutta la sua vita, ha detto sì al Signore fin sotto la croce del Figlio. E ci dicono gli Atti degli Apostoli che anche dopo che Gesù è morto ed è risorto, Maria pregava con gli Apostoli nel Cenacolo. Maria, madre della Chiesa, quindi regina dei nostri cuori. Concetta Lombardo aveva una devozione tenerissima nei confronti di Maria. Recitava ogni giorno il rosario. E lei, benché avesse fatto semplicemente la prima elementare e per giunta era stata bocciata la prima elementare, che poi non ha fatto più scuola, era catechista. Era catechista perché insegnava quello che lei aveva appreso dalle ginocchia della mamma, qui in parrocchia, dal suo padre spirituale, padre Teofilo. Era catechista perché insegnava quella fede semplice che lei aveva appreso, in un modo particolare la sua devozione alla Madonna. La insegnava con il suo cuore, la insegnava con la sua preghiera, la insegnava con la sua immolazione di ogni giorno all'amore misericordioso di Dio, soprattutto quando Vincenzo Messina per 2 anni gli ha reso la vita impossibile. Tutto era iniziato da un comparaggio. Molti di voi che siete qui presenti siete compari, comare, no? Nasceva la figlia di questo Messina, la sorella di Concetta, Angelina, viene invitata ad essere la madrina di questo battesimo. Si sa che il San Giovanni non si può rifiutare, perché sarebbe un affronto rifiutare il San Giovanni, e si è iniziato, diciamo, questo rapporto spirituale del San Giovanni tra le due famiglie. 2 o 3 volte ci sono stati anche degli scambi familiari. Sono stati momenti, possiamo dire, puliti, belli, luminosi, se non che la tentazione si era annidata nell'animo di Vincenzo, una passione nei confronti di Concetta. Certamente Concetta non aveva nessuno scrupolo, non aveva fatto niente perché generasse questa passione. A un certo momento questo Vincenzo Messina incomincia a dire in giro che Concetta era la sua amata. Da amata qualcuno dice che era la sua amante, e Concetta non sapeva niente. Quando sono arrivate queste notizie alla famiglia di Concetta, subito c'è stata la rivolta. Angiolina, la sorella di Concetta, è andata da Vincenzo a dire, battendo il tacco per 3 volte, quasi come un sigillo: tu a casa mia non verrai più, hai tradito la fiducia che noi avevamo riposto in te. Ma lui non si lascia vincere, e da qui poi è arrivato quello stalking incredibile, per cui Concetta non viveva più, continuamente doveva nascondersi per evitare l'incontro con Vincenzo. La mattina del 22 agosto, era domenica, con la zia Maria e lo zio Giovanni si recano lì a Sarusi, dove c'è la croce che ricorda il martirio di Concetta, e lì Concetta raccoglieva delle fichi d'India perché era il pane dei poveri. Magari da lì a poco sarebbe ritornata per partecipare alla Santa Messa. Ma già verso le 7, 7:30 arriva Vincenzo a cavallo. Vieni Tinda, devi venirtene con me. E Concetta dice no, anche zia Maria dice no. Lui diventa sempre più nervoso, a un certo momento prende la pistola e dice: o te ne vieni con me o io ti ammazzo. E Concetta dice: meglio morire piuttosto che venire con te e peccare e dare scorno alla mamma. Ha dato la vita.
La morte di Concetta non è un femminicidio qualunque, è un martirio vero e proprio, perché ha dato la sua vita, perché Benissimo poteva andare anche con Vincenzo e salvarsi la vita. Anzi, sia zia Maria, sia un certo Camastra, che era là vicino, a un certo momento dicono: figlia re, vattene con lui, saremo noi poi a dire a tua madre quello che è successo, per cui tu non dai nessuno scorno, tu sei vittima di questa violenza, ecco, vattene. E Concetta dice: no, non accetto, non è possibile, è peccato. E partono due colpi, e subito dopo Messina, che non poteva accettare di essere sconfitto, a un certo momento dice: adesso mi rimangono 40 anni di carcere, chi me la fa fare? E allora si uccide, pensando di poter cadere su Concetta e averla almeno di morte. Nella morte avere Concetta, possedere Concetta, il possesso delle persone, una cosa terribile. Passano 30 anni, quando il padre Nicola Criniti a un certo momento percepisce che c'era un mistero d'amore in quella morte di Concetta. Le persone nel frattempo andavano alla tomba, portavano lumini, abbiamo qualche foto a riguardo, portavano fiori e dicevano: era una santa cristiana, una santa cristiana. Padre Nicola Criniti avvia tutto un percorso di conoscenza, fa un'intervista a tutti gli anziani del paese che avevano conosciuto Concetta, e c'era come una voce univoca: Concetta era veramente una ragazza doc, una ragazza splendida, non solo bella fisicamente, ma soprattutto bella spiritualmente, una donna di Dio, una donna verace, una donna che aveva dei valori. E quell'ora che è iniziato tutto l'iter che ha portato verso la causa di beatificazione. Io ho potuto fare anche una causa suppletiva di Concetta Lombardo e ho scritto anche la positio, ossia quella tesi che poi i teologi, gli storici avrebbero dovuto leggere per dare una risposta definitiva alla beatificazione, al martirio di Concetta. La sintesi della positio l'ho scritto in questo libro che Don Rosario ha avuto modo di distribuirlo, 100 copie, un pochettino a tutti voi, a tutte le famiglie di Staletti. È un libro scientifico dove c'è semplicemente storia, documentazione, testimonianze giurate, in cui si fa comprendere semplicemente una cosa: Concetta è stata veramente una martire, ha dato la sua vita per testimoniare il valore del matrimonio, il valore della persona, la salvaguardia della sua purezza, la salvaguardia della famiglia. Attualmente la causa in qualche modo è ferma, benché ho scritto la positio che potrebbe essere portata in congregazione, una positio che è stata come un revival, diciamo. Dopo un primo esame in congregazione, gli storici hanno fatto alcuni esami, abbiamo raccolto ulteriore documentazione, abbiamo fatto questa seconda positio. Però questa seconda positio doveva essere presentata alla congregazione, ma non è stato possibile perché il vescovo Bertolone ha dovuto lasciare la diocesi e non ha avuto la possibilità di nominare un nuovo postulatore romano, perché Angelo Paleri, padre Angelo Paleri, che era il postulatore, è dovuto ritornare nella sua provincia, per cui era necessario nominare un nuovo postulatore. Monsignor Bertolone non ha avuto il tempo di farlo. A questo punto dobbiamo in qualche modo sperare che il nostro arcivescovo, Monsignor Claudio Maniago, che sta facendo tante cose belle in diocesi, ci dia anche la gioia di nominare questo postulatore che porti avanti
la posizione che già ho scritto, in modo che sia gli storici sia i teologi possano discutere, ecco, questa causa per avere il riconoscimento del martirio. Per portare avanti questa figura nell'ambito del paese e direi non solo nell'ambito della diocesi, nel mondo tutto, ho costruito anche un sito internet su Concetta Lombardo. Ho proposto tre cose: che in parrocchia si facesse un piccolo museo, basta pure una vetrina, con tutte le cose che ci ricordano Concetta. La casa dove Concetta è nata e vissuta possa essere restaurata ed essere fonte per i pellegrini che vogliono visitare questo luogo. E inoltre che si facesse un percorso verso Sarusi, dove c'è quella splendida croce, in modo che si facesse, direi periodicamente, ma a livello di paese, a livello di diocesi, a livello anche di nazionale, un percorso di Via Crucis e un Golgota, quella croce, dove una ragazza ha dato la sua vita per la salvaguardia di quei valori che sono fondamentali della nostra civiltà. E tutto questo potrebbe essere anche di grande aiuto a livello civico, perché il turismo religioso è importante anche per lo sviluppo di un paese. Guardiamo San Giovanni Rotondo. Che cosa sarebbe stato San Giovanni Rotondo senza il turismo religioso, provocato proprio dalla figura di Padre Pio? Così anche Paravati. Anche Staletti potrebbe essere un centro di spiritualità, nel nome di Concetta Lombardo. E voglio approfittare in questo momento per ringraziare il sindaco a cui avevo mandato una lettera, e lui subito ha colto l'occasione per dire: sarebbe bello se noi dedicassimo una via a Concetta Lombardo. È stato un inizio. Per fare le cose belle c'è sempre un inizio importante, per cui subito dopo ci partiremo e andremo nella vicina casa di Concetta per inaugurare la targa della nuova via di Concetta Lombardo. Però prima di andare, la signora assessore delle politiche sociali Valentina Lombardo leggerà a nome nostro una preghiera per la glorificazione di Concetta. È un momento che noi in qualche modo dobbiamo sentirci tutti quanti coinvolti. Se si crea un comitato nell'ambito cittadino è semplicissimo realizzare questi progetti che io ho annunziato. Semplicissimo. Basta crederci e possiamo realizzare facilmente questi piccoli progetti che sono grandi progetti. Amen, amen, amen. Continuiamo la Santa Messa su questo altare. Portiamo il paese tutto. Portiamo i nostri ammalati, le nostre famiglie, la nostra diocesi, tutte quelle donne che hanno in questo momento bisogno di essere aiutate e sostenute perché termini questo eccidio. I cosiddetti femminicidi sono diventati un qualche cosa di impossibile. Signore, ascolta la nostra preghiera. Regina del cielo e della terra, Regina della pace, Regina dei malati, Regina delle nostre famiglie, Concetta Lombardo, prega per noi. Intanto un ringraziamento speciale per Padre Pasquale Pitari, postulatore della causa di beatificazione, di canonizzazione della nostra Concetta Lombardo, serva di Dio, nata nel 1924, morta di mano violenta nel 1948. Ringrazio Don Rosario Greto, che ha accolto subito l'iniziativa con grande generosità e disponibilità. Un ringraziamento speciale anche per Padre Nicola Criniti, per Don Eugenio Marcella, che ha creduto
tanto a questa iniziativa, per la famiglia Lombardo tutta, che ha un'eredità di luce e di splendore da oggi ancora più piena di significato. Un ringraziamento anche alla mia amministrazione, a Valentina Lombardo, che paradossalmente porta il nome di Concetta Lombardo, che ha proposto questa intitolazione di Nuova Via e che è stata accolta da tutta l'amministrazione. L'idea era nata fin dall'inizio, proprio in un percorso di rivisitazione della toponomastica cittadina, e il primo nome è stato quello di Concetta Lombardo, martire di purezza. Si è rafforzata questa idea il giorno della festa della donna, l'8 marzo. La donna è madre di vita, mai dovrebbe essere oggetto di violenza. Quindi con questo gesto noi vorremmo dire che Concetta Lombardo è simbolo, purtroppo, di violenza subita, ma anche di grande apertura affinché certe cose non accadano mai più. Quindi è un simbolo per tutte le donne cadute per mano violenta. Noi passeremo da Via Pace, che è un altro bel nome, la pace che dovrebbe essere la pace dei cuori, la pace dei popoli, che purtroppo così non è, ma vivrà da oggi in poi di nuova luce questa via, perché da Via Pace si associerà e quindi si accompagnerà il nome di Concetta Lombardo. Dicevo, in questo percorso di rivisitazione della toponomastica, il secondo passo, perché vorremmo che tante persone illustri di Staletti o che hanno avuto a cuore la comunità di Staletti possano essere esaltate. Prossimo passo è quello per il dottore Squillacioti Antonio, medico condotto per tanti decenni e grande persona di questa comunità. Il 22 agosto del 1948 è stato un anno triste, è un giorno triste, un giorno di violenza. Muore una giovane di 24 anni perché aveva detto no. Il padre Pasquale Piteri ha fatto una ricostruzione così meticolosa, sintetica, ma ben dettagliata di quello che è accaduto a questa giovane donna, della famiglia, del pretendente e di come quel rifiuto è costato tanto alla giovane donna. Era un periodo difficile, si viveva di cose semplici, quindi questo momento anche di grande semplicità di questa comunità lo vogliamo anche dedicare a quelle persone che in quel periodo storico, all'indomani di una guerra pesantissima, la Seconda Guerra Mondiale, era il periodo della ricostruzione ed era un periodo di grande, grande miseria. E Concetta Lombardo era dedita al lavoro dei campi, era dedita alla catechesi, quindi si associava la virtù di una vita semplice, umile, a quella di grande generosità e grande carità cristiana. E quindi esaltare una figura del genere per noi era doveroso. Quindi dobbiamo associare, questa sera si consacra un'unione del valore religioso che è stato esaltato da padre Pasquale Pitari e da don Rosario, con un valore altrettanto importante ed esaltante che è quello civile. Intitolare una via per una comunità, ma poi ossequiare, rendere omaggio ad una persona. Quindi Concetta Lombardo ha avuto con la sua vita una testimonianza di fede autentica, di religiosità cristiana semplice, umile. È stata una martire. Oggi avremmo detto femminicidio, è il termine più moderno, però è stata martire nell'accezione cristiana, proprio perché ha voluto esaltare quel ruolo di donna fedele e di donna ossequiosa dei principi di fede e di carità cristiana. Quindi grazie a tutti voi, alla comunità qui presente, a tutto il Paese, grazie alla famiglia Lombardo
che eredita una bella occasione di, diciamo, di crescita di questa comunità. Ora ci recheremo con un breve corteo presso Via Pace, che ora sarà Via Concetta Lombardo, serva di Dio. Grazie. Sì. Adesso facciamo la preghiera per la beatificazione e riconoscimento del martirio di Concetta Lombardo. Sì. O Dio, Padre onnipotente e misericordioso, ti rendiamo grazie per averci dato Concetta Lombardo, una ragazza semplice, timorata, casta, dal cuore puro come la sua coscienza. Ella, come la storia della Chiesa illustra, volle appartenere alla schiera delle vergini, martiri, pur di non tradire Cristo, lo sposo celeste amato. La sua fedeltà luminosa alla tua legge sia, per tanti giovani e le loro famiglie, un luminoso modello da seguire. Ti supplichiamo, Padre, per l'intercessione della tua serva fedele, concedici la grazia che con fiducia ti chiediamo. Amen. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, continuiamo adesso questo percorso verso Via Concetta Lombardo. Questa era la casetta paterna di Concetta. Era andato con... Ci sono anche i fichi a raccogliere fichi d'India. Sì, una bella coreografia avete fatto. Sì. E allora? Allora, in questo luogo dove la nostra Concetta ha vissuto, tra le mura domestiche, condividendo il dono della sua famiglia, vogliamo benedire questa via, questa casetta, chiedendo la benedizione del Signore che scenda abbondante su tutta la comunità di Stallettino. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. O Dio, che in ogni tempo e in ogni luogo sei vicino a chi ti serve con amore, come ha fatto la nostra Concetta Lombardo, benedici quanti transiteranno per questa strada. Il tuo angelo li precede e li accompagni, perché superata ogni insidia, giungano sani e salvi alla meta desiderata. A te la gloria nei secoli, per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. E benedica Dio onnipotente, Padre, e Figlio e Spirito Santo. Amen. Io? Aspetta, sì. Adesso ci andiamo giù. Quella mattina del 48 è uscita da qui, ha fatto questo percorso per andare a raccogliere qualche fichi d'India, per mangiare dei poveri, eppure non sapeva che andava avanti incontro a quel destino, però aveva detto sì, si era preparata a questo momento. Chi ha la possibilità di leggere il libro, ecco, nota che travaglio ha vissuto sia lei che la sua famiglia, per cui quel giorno non è stato che il culmine di un percorso di fede che ha raggiunto il sì del Calvario. Grazie, Concetta.